Eccoci qua, ben ritrovati. Nel video scorso della respirazione abbiamo visto i tre respiri, quindi respiro addominale, respiro toracico, quindi sulla, vi ricordate, il palloncino, la fisarmonica e questa risalita verso le clavicole, per cui le tre respirazioni. Abbiamo fatto un po' di prova per vedere come funzioniamo, come va, e poi abbiamo unito queste respirazioni, nel senso che in un atto inspiratorio siamo riusciti a muovere pancia, costole e alto petto, chiaro? Bene, vi chiedo, per poter arrivare anche ad ulteriori pranayama, ad ulteriori respirazione per arrivare anche a fare le ritenzioni, Umbaka, eccetera, eccetera, comunque Kapalabhati, Bhastrika, tutti questi tipi di pranayama, e vi chiedo di praticarlo, perché se non praticate quei tre, chiaramente non avete il movimento idoneo. Bene, vi avevo detto che avremmo provato ad imparare, adesso è una cosa un po' complicata farlo per video, ma ci proviamo. Avevamo detto che avremmo provato proprio a imparare a fare Ujjayi. Ujjayi Pranayama, detto il respiro psichico o comunque il respiro vittorioso, è un tipo di respirazione che a me personalmente piace tantissimo perché lavora essenzialmente sulla gola e lavora su, quindi, il quinto chakra, lavora sulla parte di tiroide, di gola, appunto. E tutte le persone che hanno squilibri in questa zona, come uno squilibrio classico, possono essere tranquillamente le cose non dette, le cose dette a metà, e quindi queste persone che hanno costantemente problemi alla gola, che hanno costantemente problemi in questa zona, possono usare questo tipo di respirazione. Come vi dicevo, è respiro psichico, chiamato anche. L'unica controindicazione che si trova sui testi è per le persone troppo introverse, chiuse in se stesse. Okay? Per il resto, praticatelo tranquillamente. Come vi dicevo, potete fare Ujjayi in espirazione in tutti gli esercizi di respirazione che avete fatto, quindi quei tre di prima, potete farlo in espirazione con Ujjayi. Come si fa Ujjayi? Ujjayi in genere si fa sia in inspirazione che in espirazione, ma secondo me in inspirazione è un pochetto difficile all'inizio da imparare, per cui proviamo a impararlo in espirazione. Ok? Quindi avete già un po' di base, sapete in che zona lavora, noi sappiamo quindi che se lavora in questa zona la nostra consapevolezza andrà in questa zona, chiaramente, e dobbiamo portare questa, immaginate proprio di avere un forellino, non lo so, un punto nella vostra gola, al centro della vostra gola, più o meno dove c'è la tiroide, dove fuori uscirà l'aria. Ed è proprio da lì che dovete immaginare la respirazione. Perché Ujjayi lo sentite quando si attiva questo rumore, che a me ricorda sempre un'onda del mare. Adesso mi avvicinerò al microfono, ve lo farò sentire magari un pochino più grossolanamente, ma dovrete riprodurre questo suono. E in questo modo, chiudendo un po' la glottide dietro, creando questo suono in uscita, in espirazione, che non è un suono, deve ricordare sempre il respiro che sta uscendo, è un'espirazione a tutti gli effetti, una leggera contrazione della pancia, quindi che rientrerà l'ombelico, e questa ispirazione. Ora, semplicemente ve lo faccio vedere da qua e se io per imparare, almeno io la insegno così, me l'hanno insegnata così, la ripropongo così, se io inspiro 4 secondi, espiro in Ujjayi 8 secondi, che comunque è una regola buona perché dobbiamo focalizzare l'attenzione sempre sull'espirazione, perché non potrò mai riempire se sono già pieno, per cui mi focalizzo sempre sull'espiro durante le respirazioni. Per cui guardate, intanto
mi rilasso, magari ho già fatto anche gli esercizi di prima, per cui sono già caldo, già mobilizzato. E poi dopo troverò la respirazione, quindi inspiro. Mi avvicino, così giusto per farvi, per far sentire. Inspirerò, spero che si sia sentito, se si è sentito bene, perché dovrete cercare di andare a riprodurre questo piccolo suono. E in questo modo creerò questo ritmo costante, quindi di più o meno 3-4 secondi di inspirazione, più o meno di 6-8 secondi di espirazione in Ujjayi Pranayama. Ne facciamo 3 insieme e poi dopo ne potete fare tranquillamente di queste una ventina per sentire bene la potenza proprio che si sprigiona, la pace mentale che dà, la chiarezza sulla mente. Bene, vi ricordo proprio di chiudere, tra virgolette, chiudere, ma di mandare verso la chiusura la glottide dietro, ok? Nella gola, glottide, andiamo a chiudere un pochino. Cerchiamo come se ci fosse meno spazio per l'aria per uscire. Vediamo questo buco, questo buchino, sentiamo questa quasi A che esala dalla gola e lo imparo prima attraverso l'espirazione. Se già vi viene naturale, lo potete fare anche nell'inspirazione Ujjayi, ok? Quindi vedete voi se la volete già addestrare, in genere io la insegno a scompartimento, però se voi la preferite, allora andate proprio a metterci dentro anche l'inspirazione, che male sicuramente non vi fa. Ok, questa respirazione calma il sistema nervoso e la mente, attiva e riscalda, attiva e riscalda. Calma il sistema nervoso e calma la mente, ok? Più di così, provare per credere e per altre informazioni mi contattate, come dicevo nell'altro video, per info private è più gestibile la cosa. Questi sono piccoli video per iniziare ad approcciare. Grazie mille e al prossimo video sempre.